L'imponente nevicata che 5 anni fa interessò la nostra regione colpì pesantemente anche la provincia di Teramo, facendo registrare delle vittime Claudio e Mattia Marinelli, padre e figlio morti assiderati perché sepolti dalla neve sulla strada di casa tra Poggiumbricchio e Santa Croce nel territorio di Crognaleto. Giorni di paura ed emergenza aggravati anche dalle scosse di terremoto, dalla mancanza di corrente e segnale telefonico. I sindaci che hanno vissuto in prima linea quella nevicata epocale lavorarono senza sosta per trovare aiuti, come spazzaneve, diversi arrivati anche da Milano e generatori di corrente. Pensare a quanto è accaduto 5 anni fa, in un momento dove il territorio, e non solo quello di Crognaleto, l'intero Abruzzo era vessato da fenomeni eccezionali come la nevicata, il terremoto, e ricordare quei momenti certo che non anima la giornata, il solo pensiero di quello che è accaduto, di quelle vite che purtroppo abbiamo perso, il Comune di Crognaleto ha pagato un grosso tributo e dispiace che sulla cronaca spesso si parla solo di eventi eccezionali, ma per un piccolo comune con la perdita di un papà e di un figlio che muoiono assiderati lungo la strada è più che un'eccezionalità. E poi qui vicino Ortolano, un'altra persona sommersa dalla valanga, quindi un'altra perdita, insomma dispiace un po' che si parli poco di queste situazioni. Noi abbiamo imparato tanto, abbiamo imparato che bisogna prepararsi, bisogna prevenire, oggi abbiamo una struttura completamente diversa, sia in termini strumentali, sia in termini organici, sia per quanto concerne la telefonia, l'autonomia energetica, tutte cose che ci aiuteranno, se mai dovesse succedere, ad evitare quello che è successo.